Innanzitutto grazie per la partecipazione. E insieme a me c'è la dottoressa Cattuccia Grassi, funzionaria del servizio energia, che si è occupata direttamente di questo bando e quindi della questa delibera che ieri abbiamo approvato in giunta. In sostanza, innanzitutto facciamo un po' una premessa. La premessa è che la Regione Marche vuole essere assolutamente protagonista, come dicevo prima nelle varie interviste, per questo fenomeno, diciamo, di decarbonizzazione che sta attraversando l'Europa e l'Italia in modo particolare. Quindi decarbonizzazione significa energia pulita. E soprattutto per quanto ci riguarda significa contribuire a questo processo di produzione di energia che è fondamentale affinché non ricadiamo nell'errore di una mancanza di strategia sull'energia degli ultimi anni che ha portato l'Italia praticamente ad essere obbligata ad acquistare di fatto energia dall'estero. Abbiamo visto, soprattutto poi quando si fanno delle scelte direzionali, quando c'è un problema come c'è stato, diciamo, che la guerra russo-ucraina che conosciamo, poi sorgono quelle difficoltà che accompagnano il processo speculativo, come sappiamo che era addirittura precedente alla guerra russo-ucraina che scaturisce dopo la questione del Covid. Ecco, queste, diciamo, situazioni insieme hanno portato a questa crisi dal punto di vista anche caro bollette, aumento dei costi delle materie prime che hanno costretto l'Italia in modo particolare, come e più di alcune nazioni, a un grado alto di sofferenza. Causato appunto perché c'è una mancanza di una produzione che l'Italia non produce, produce pochissima energia, la deve acquistare. Allora, abbiamo rinunciato a una politica degli anni 70-80, una politica che era stata avviata grazie a quella persona che in ogni occasione ricordiamo sempre, anche ieri Giorgia Meloni l'ha ricordata in Algeria, ovvero Enrico Mattei. Noi dobbiamo essere grati e orgogliosi da marchigiani di aver avuto una figura così importante. Purtroppo abbiamo applicato anche la politica che vedeva l'Italia protagonista nel campo dell'energia. Ci siamo rivolti alle energie rinnovabili, che sono energie importanti. L'Italia è una nazione che è una penisola attraversata dagli Appennini, dai monti, molto ventosa, ricca di fiumi, di mare, di vento, di sole, quindi è ideale per le energie rinnovabili. Eolico, idroelettrico, però anche qui anni fa, nonostante una buona partenza, tutti gli incentivi, se vi ricordate, ad esempio, il fotovoltaico, a un certo momento si sono bloccati. Quindi sono una decina d'anni che l'Italia è purtroppo a zero per quanto riguarda strategie delle politiche energetiche. Ora, causa anche quello che sta accadendo, c'è una rinnovata spinta, approfittando tra l'altro di tutti quei processi di finanziamento che il PNRR, quindi le strategie europee, stanno applicando. E unendo vari fattori, tra cui il discorso del recupero delle zone dismesse industriali, il sostegno appunto alle energie rinnovabili, nasce questa misura che appunto riguarda le agevolazioni per la produzione di siti, per il sostegno a siti che producono. La Regione Marche ha avuto un finanziamento di 14 milioni di euro, finanziamento che parte da una manifestazione di interesse che lo scorso anno la Regione ha applicato a livello appunto territoriale, chiedendo alle aziende, cercando le aziende di capire appunto che tipo di interesse vi fosse, attraverso appunto un avviso pubblico, interesse fosse circa degli investimenti per la produzione di idrogeno. Ci sono state delle risposte importanti, sono stati acquisiti a livello informativo una decina di progetti su
tutto il territorio regionale, da sud al nord, ben distribuiti. Quindi analizzando, facendo un'analisi di questi progetti pervenuti attraverso appunto una, ripeto, una manifestazione di interesse, quindi, che non aveva un obbligo poi no, successivo nell'applicazione, nello sviluppo, a quel punto sono state fatte delle analisi e considerazioni, abbiamo visto come c'era un interesse reale, un interesse legato soprattutto alla produzione di idrogeno attraverso impianti di fotovoltaico, perché ricordiamo che l'idrogeno è praticamente un'energia che a seconda della produzione, è una cosa un po' particolare, la fonte di produzione che viene, che serve per farla nascere, l'idrogeno adesso non voglio sostituire a nessuno, cerco di dirlo in parole semplici, posso anche sbagliare, magari mi correggete, però l'idrogeno è legato a livello chimico, a livello molecolare con altri appunto tipo no, l'ossigeno, l'acqua. Allora, quando per diciamo avere l'idrogeno allo stato puro, è quello che serve poi per appunto come sviluppatore di energia, serve appunto scenderlo. E l'acqua è la forma, no? Attraverso l'idrolisi, è la forma per più pulita di avere la possibilità di avere l'idrogeno. Allora, che cosa, come può essere, diciamo, utilizzato, come può essere sviluppato? Attraverso dell'utilizzo di fonti rinnovabili, tipo l'idroelettrico, tipo l'eolico cinese. Allora, noi che cosa andiamo a finanziare con, diciamo, a dare delle agevolazioni con questa delibera? La costruzione di, come si chiamano esattamente, elettrolizzatori, che appunto sono quei contenitori dove l'idrogeno può essere creato attraverso la scissione, questo detto proprio in parole più semplici possibili. Oppure gli impianti stessi, tipo fotovoltaico, che servono proprio ad alimentare questa scissione. Ora, che cosa poi avremo dell'idrogeno, che appunto si chiamerà idrogeno verde, idrogeno pulito, idrogeno che nasce da una fonte pulita, come quello appunto del fotovoltaico, e avremo l'idrogeno verde che può essere e deve essere utilizzato soprattutto per le imprese, e quindi a servizio delle imprese che possono, tipo alimentare, faccio un esempio fino adesso a metano, no? Quindi possono andare a sostituire quelle che erano le classiche tradizionali, diciamo, energie che venivano, appunto, venivano utilizzate dalle varie imprese. È un processo che si sta ovviamente affermando un po' ovunque in tutto il mondo, si punta molto sull'idrogeno e abbiamo voluto cogliere questa occasione, condividendo tra l'altro con le associazioni di categoria anche il percorso che abbiamo costruito, per cercare appunto di rendere il più possibile produttivo questo intervento. Il bando lega la costruzione di questi interventi in aree industriali dismesse, questo è importante perché è il, diciamo, principio fondamentale, cioè tutto avviene tra del sito in un'area che era un'area precedentemente industriale e poi successivamente quest'area rurale è stata dismessa, quindi c'è anche, diciamo, rientra anche una strategia di recupero non industriale di ciò che appunto nel frattempo era stato dismesso, e si acquisiscono maggiori punteggi, criteri che sono molto tecnici, quindi c'è poco se non niente di discrezionale, un punteggio molto molto tecnico, conta molto la distanza che deve essere il minore possibile dal centro dove si crea questo elettrolizzatore e l'impianto che deve essere poi utilizzato per l'energia.
Parliamo mediamente in Italia di interventi che vanno dai 20 milioni. Noi abbiamo 14 milioni a disposizione che verranno riversati su un unico, presumibilmente, un unico progetto che possono essere proprio vedere anche diverse imprese tra loro agglomerate. Quindi delle imprese che insieme si possono anche unire, a un massimo di 5, per presentare un progetto complesso. La creazione, al fine l'obiettivo è quello di creare appunto una sorta di hydrogen valley, così viene definita, con una grande produzione di energia pulita che va a, sommarsi agli altri interventi che nel frattempo noi stiamo facendo. Non so, adesso abbiamo anche delle slide se le vogliamo far partire, che un po' spiegano quello che abbiamo fatto. Poi lascio la parola alla dottoressa Grassi. Mi limito a dire altre due cose al volo. Tutto ciò, appunto, dicevo, rientra una strategia complessiva della Regione Marche che ha visto ieri, tra l'altro, insieme a questa approvazione di questa delibera, un'altra per i criteri di assegnazione di 1,5 milioni, che ovviamente rispetto ai 14,5 milioni di risorse regionali che vanno a sostenere l'efficientamento energetico, sempre quindi energie pulite, rinnovabili e sostenibili, degli edifici di proprietà di pubblica amministrazione, in sostanza la maggior parte saranno dei comuni, fino a un massimo di 150.000 euro di intervento. Quindi ci saranno a minimo 10 interventi che verranno finanziati. E per edifici comunali, di proprietà comunale, dove appunto, tanto per essere chiari, potranno mettere impianti fotovoltaici, potranno intervenire sugli infissi, efficientamento energetico in generale. Abbiamo messo una priorità perché abbiamo visto che c'era una richiesta importante anche per gli impianti sportivi energivori, immagino le piscine soprattutto. No, però, quindi diciamo che chi è un comune che magari ha una piscina da rendere appunto più efficiente dal punto di vista energetico, secondo me è il momento giusto per fare una. Sappiamo quanto gira sui costi dell'energia. Poi finisco veramente la seconda cosa, che nel frattempo stiamo lavorando sempre per tema energia, stiamo lavorando per il bonus dei 2,5 milioni, che è la novità del bilancio 2023. Vedo, saluto il presidente della commissione consigliare ambiente ed energia, Luca Serfilippi, e quindi che è stato messo nel bilancio, sono stati messi una posta di 2,5 milioni per sostenere, in questo caso, non le imprese, che è il bando sull'idrogeno, non le pubbliche amministrazioni, che è il bando del 1,5 milioni che ho citato prima, ma le famiglie, attraverso una contribuzione in base all'ISEE. Stiamo proprio in questi giorni, sta valutando quale può essere l'intervento migliore, però in sostanza si va ad aiutare con dei contributi per l'acquisto di, non so, tipo mini fotovoltaico, stufe, pellet, interventi per quelle famiglie che vogliono incidere sul risparmio energetico, ovviamente non hanno a disposizione molti fondi. Spero di essere stato chiaro, la materia è complicata in generale, però in sostanza l'obiettivo è questo: contribuiamo a rendere il mondo migliore attraverso la decarbonizzazione, quindi l'utilizzo di energie rinnovabili, quindi cercando di tenere, di abbandonare ormai quella strada che anche l'Europa sta abbandonando, energie idrocarburi, energie fossili, tanto per intenderci carbone, petrolio, eccetera. Lavoriamo sulle energie rinnovabili e allo stesso tempo puntiamoci perché più energia produciamo anche, più l'Italia si rende politicamente autonoma e indipendente, dipende meno dall'estero, e più si abbassano le bollette,
le famiglie possono risparmiare per i materiali primi e c'è il nuovo imposto. Questa è la sintesi della situazione. Prego, Caduce. Grazie, allora presento velocemente diciamo, quali sono gli elementi essenziali di questa misura, del bando che uscirà entro una settimana. La scadenza che ci è stata data per l'uscita del bando è il 31 gennaio, stiamo lavorando infatti a seguito dell'approvazione costantemente per far uscire nei tempi. Questa misura, come già anticipava l'assessore, che nasce dalla strategia europea sulla decarbonizzazione, quindi al 2030-2050, ma anche su quella appunto di puntare a una diversificazione delle fonti, obiettivo che noi riteniamo molto strategico anche a livello regionale. Si punta quindi a cercare di introdurre nel mix energetico europeo, italiano e regionale anche una quota relativa all'idrogeno che al momento è completamente assente. L'idrogeno, una fonte rinnovabile, è molto importante per andare appunto a decarbonizzare quei settori che hanno un elevato consumo di gas e che non riuscirebbero quindi a sostituire la fonte gas con altre fonti. C'è il geometano, ma anche su quello si dovrà lavorare molto per potenziarlo, ma non è sufficiente. Quindi, tra l'altro, sulla fonte idrogeno si collega anche forte elemento di innovazione, quindi c'è un sostegno trasversale anche alle nuove tecnologie e quindi all'industria che lavorerà sulla produzione di queste tecnologie. È molto interessante questa misura perché cerca di conciliare da una parte quindi l'obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili e quindi della decarbonizzazione e dall'altra la crescita economica, perché le aree industriali dismesse. Sappiamo che la regione Marche negli ultimi anni è stata molto colpita anche da una crisi economica, abbiamo aree industriali che sono state abbandonate, su cui importanti attività, penso ad esempio alla sala della Chiesa, considerata che sono in quella zona, bisogna quindi lavorare anche la ripresa economica e quindi questa misura concilia questi tre elementi. Appunto decarbonizzazione, rinnovabili, quindi sviluppo industriale, quindi crescita economica. Allora, l'oggetto di finanziamento appunto è quindi la realizzazione di questi fini di produzione idrogeno e non anche nelle regioni Marche, perché l'obiettivo nazionale è quello di avere almeno 10 impianti su scala nazionale e le Marche vogliono essere protagoniste, quindi faremo di tutto per riuscire ad avere anche almeno un impianto nel nostro territorio. Le risorse stanziate sono 14 milioni di euro, i beneficiari sono tutte le imprese, cioè non c'è un limite quindi nella dimensione, possono partecipare dalle grandi alle piccole imprese, possono partecipare anche più imprese con progetti congiunti fino a 5 soggetti la tipologia di agevolazione può arrivare, contributo in conto capitale può arrivare addirittura fino al 100% dei costi ammissibili, perché si fa appello al regime temporaneo, quindi al regime di aiuti stabilito proprio a seguito della guerra russo-ucraina. Questa è una cosa molto importante perché quando siamo partiti in realtà l'incentivo non poteva superare il 50%, quindi il Ministero è riuscito a ottenere degli accordi con la Commissione europea il 100% dei costi ammissibili. Questo è molto rilevante perché garantisce sostanzialmente la sostenibilità del progetto finanziario. Per quanto riguarda gli interventi ammissibili, come già detto, possono essere finanziati uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile, quindi idrogeno prodotto attraverso l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, quindi in prevalenza noi utilizziamo il nostro territorio che la fonte principale sia il fotovoltaico, ma in realtà potrebbe essere prodotto da qualunque fonte rinnovabile. Logicamente ci deve essere un'area in cui è possibile installare la fonte rinnovabile. Uno, impianti addizionali serviti sempre agli elettrizzatori con funzioni di eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica, quindi diamo la possibilità di finanziare anche sistemi di stoccaggio. Però la capacità totale deve essere almeno pari al 20% della potenza elettrica dell'elettrizzatore. L'impianto addizionale deve
dell'interlocutore o in aree poste entro i 10 km, che queste siano sempre nella disponibilità del beneficiario stesso. Il concetto di disponibilità è un concetto abbastanza ampio, che non include solo i diritti reali come diritto di proprietà, ma arriva anche a includere appunto altre tipologie di contratto, come può essere appunto l'affitto, oppure addirittura un contratto preliminare, secondo poi le caratteristiche che verranno dettagliate nel patto. La potenza nominale complessiva del solo elettrolizzatore non può essere inferiore a 1 MW e non può superare i 10 MW. La potenza dell'impianto rinnovabile deve essere commisurata alla produzione che si intende perseguire con l'idrogeno, che si intende perseguire con il progetto, e quindi alla potenza dell'elettrolizzatore. Eventuali sistemi di stoccaggio possono essere finanziati, ma il costo di questi sistemi non può essere superiore al 50%. Degli interventi sopra indicati. Allora, un altro elemento abbastanza importante sono i requisiti dei siti di produzione di idrogeno. Devono essere, come dicevamo, collocati in aree industriali dismesse. La definizione delle aree industriali dismesse è ben enunciata, ben descritta nello schema tipo di bando. Si fa riferimento sostanzialmente alle aree omogenee tipo B, IRG o anche aree tipo D catastali. Deve essere dismesso, quindi deve essere certificato che c'è stata un'attività che è cessata. Ci deve essere la possibilità di realizzare uno o più impianti rinnovabili, appunto di una capacità adeguata alla produzione di idrogeno che viene proposta nel progetto. Deve essere un sito non contaminato. Qualora questo sito sia contaminato, ci devono essere le condizioni affinché la realizzazione di questo impianto non vada a pregiudicare gli interventi di bonifica, oppure non pregiudichi appunto la salute dei lavoratori o diciamo le altre condizioni dell'area. Deve essere già dotato e potenzialmente dotabile della connessione alla rete elettrica, delle risorse d'acqua adeguate per produrre idrogeno, deve essere connesso quindi alla rete ci deve essere l'accesso alla rete stradale e deve essere un sito contiguo prossimo e quindi no, distante non più di 50 km dal luogo dove viene consumato l'idrogeno. Questo proprio per favorire un'economia locale di utilizzo anche dell'idrogeno. Tant'è vero che, come anticipava l'assessore, il bando dà un punteggio molto alto per sistemi di produzione di idrogeno che hanno vicini il punto di consumo. Il punteggio più alto viene conseguito qualora il punto di consumo non supera i 5 km, un punteggio inferiore se si va oltre 5 fino a 20 e poi fino a 50. Oltre 50 si prende zero. La Regione Marche ha dato quindi attuazione a questa misura a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale che è avvenuta sotto Natale, il 23 dicembre del 2022, e ha deciso di scegliere la gestione accentrata alle risorse. Avrebbe potuto decidere anche di lasciare le risorse, ma fatta questa scelta è importante perché gli consente di gestire direttamente risorse e poter quindi pagare direttamente il beneficiario, per proprio evitare tutti i procedimenti burocratici che invece avrebbero portato l'altra scelta, che è la missione di gestione ministeriale delle risorse, perché in quel caso la Regione avrebbe dovuto comunque occuparsi di tutta la parte rendicontazione, ma la liquidazione è stata effettuata dal Ministero. I tempi, abbiamo confermato quasi tutti i criteri, a parte alcuni criteri che ad esempio riguardano appunto l'agevolazione massima. Noi avevamo 14 milioni di euro, quindi l'agevolazione massima per il Ministero non poteva andare bene. Abbiamo stabilito una tempistica del procedimento che ci consente di rispettare l'obiettivo intermedio del PNR, che è quello di avere una graduatoria dei progetti al 30 marzo 2023. E poi il resto abbiamo adottato i criteri nazionali, in quanto li abbiamo ritenuti comunque coerenti anche con il nostro assetto. E,
Quindi il cronoprogramma è veramente stretto, gli uffici si stanno organizzando per riuscire a rispettare le tempistiche, appunto il 31 dovremo emanare il bando regionale, il 31-3 dovremo approvare la graduatoria, quindi aver fatto tutte le valutazioni, il 5-6 entro il 5 giugno avremo dovuto, cioè, dovremo concedere il finanziamento e entro il 36-2026 i beneficiari dovranno garantire la realizzazione del progetto e la perdita delle risorse. Per cui ecco, cercheremo di fare il possibile per rispettare i tempi, perché appunto sono risorse a cui la Regione Marche tiene, soprattutto hanno un ruolo molto importante nello sviluppo economico e energetico del territorio. Bene. Grazie. Sì, grazie alla dottoressa Grassi. E niente, se ci sono delle domande, però come avete capito rientra tutta in una strategia che fa un po' oltre questo bando, quello che abbiamo anche approvato ieri, il più piccolo, però a favore delle pubbliche amministrazioni, e quello che metteremo in campo fra un po', dando seguito alla legge di bilancio sul sostegno di 2,5 milioni alle famiglie attraverso l'acquisto di contributo per l'acquisto di strumentazione di o altro, e fra un po' partirà anche tutta la programmazione POR FESR che riguarda appunto il tema dell'energia, e tra le varie misure metteremo a terra, come si usa dire ultimamente, circa 60 milioni di euro tra di edifici pubblici, tra il sostegno alle imprese, tra il sostegno alle pubbliche amministrazioni, attraverso ovviamente soprattutto il finanziamento delle fonti rinnovabili. Come Regione Marche, un occhio di riguardo lo avremo per la creazione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER. Ricordo che siamo state tra le primissime regioni in Italia, la terza credo, quando ancora delle CER non si sapeva praticamente nulla, a fare una legge specifica, quindi proprio dedicata alle CER e quindi all'autoconsumo e alla condivisione di energia. Ander, se no abbiamo finito. Volevo chiedere un punto di ritardo, ma se non ci vanno le del consiglio. C'è stata quindi una data di mercato preliminare del coltivatore. Sì. Ci sarebbero, in quanto questione di interventi proposti dagli operatori, si attesta su 278 milioni di euro. Sì, sono allora, quello era un avviso per una manifestazione di interesse che serviva a fare un po' un'analisi per capire quelle che potevano essere le risposte, le esigenze del territorio rispetto a appunto un intervento relativo all'idrogeno. Quindi quelle le prendiamo solamente come da un punto di vista sono state prese, no? Come elementi da analizzare, da considerare, poi quello che ne è emerso è stato trasmesso al Ministero, siccome tutte le regioni hanno fatto, il Ministero poi ha partendo da quei dati ha distribuito i fondi solo in base a quei dati, ma anche in proporzione alla popolazione, in proporzione ai consumi energetici, storicizzati di ogni regione, insomma, mettendo anche altri elementi di criterio. Quindi sono indicativi. Esatto, però ci sarebbero già delle idee progettuali della mia ricerca. No, noi, voglio dire, lì tutti possono. Questa classe possono partecipare sia le grandi aziende che le piccole aziende. È ovvio che alla fine, io credo, parliamo di progetti molto grandi che riguarderanno sicuramente cifre superiori ai 14 milioni, che è l'agevolazione che la Regione tramite il Ministero dà e copre il 100%, no? Abbiamo detto, però saranno solamente progetti più grandi. 20, 25,
milioni che credo o aziende fortemente strutturate che hanno disponibilità e esigenze di produzione importante di energia, oppure degli agglomerati di aziende come la legge prevede, che un massimo di 5, compreso il capofila, e io qualcosa si sente che si starà muovendo in tal senso. Poi, siccome le graduatorie sono i criteri, sono matematici, quindi a seconda appunto degli interventi, delle distanze dal luogo di produzione al luogo di utilizzo dell'energia, ci saranno dei conteggi, in maniera matematica uscirà fuori il primo classificato. Mi chiedevo, forse sarà prematura come domanda, ma visto che si parla di aree dismesse industriali, avete idea geograficamente della collocazione? Qualcosa che si sia... No, le domande, gli avvisi, parlava solo lei prima, davano anche conto delle aree dismesse, cioè nel senso anche che cioè, i progetti erano una simulazione in un certo senso, però su dati reali. E sono arrivati da tutta, in maniera diciamo, trasversale a tutte le province della regione. Quindi aree dismesse troviamo dalla provincia di Pesaro, fino alla provincia di Ascoli, anche di diversi ettari, ognuno, questo almeno per quanto riguarda gli avvisi, manifestazioni di interesse, da un minimo di un ettaro fino a un massimo di 28 ettari. Quindi parliamo di una differenza anche importante di aree industriali dismesse. Poi saranno i comuni che in un certo senso certificheranno proprio l'area, ogni comune certificherà l'area industriale la sinistra o meno, cioè nel senso ci sarà probabilmente un'autocertificazione dei controlli dove poi si chiederanno ai comuni di certificare l'area realmente di sinistra, perché comunque ci sono dei criteri abbastanza precisi che vengono richiesti dei requisiti. L'ultima cosa, diciamo, sono sempre polemiche su questi aspetti, su questi diciamo, impianti, questi siti che produrranno, che tipo di impatto vi aspettate? Allora, ovviamente ci sarà un minimo impatto visivo, però essendo proprio su un'area industriale dismessa, di fatto va a sostituire un qualcosa che già esisteva. Dal punto di vista invece strettamente ambientale, parliamo proprio della dell'energia più pulita che possa esistere, quindi non ci sono di fatto contaminazioni dal punto di vista dell'aria, rilascio di idrocarburi da nessun punto di vista, scorie, niente, energia proprio viene considerata energia totalmente pulita. L'idrogeno non è tutto, no? Esiste l'idrogeno nero, l'idrogeno viola, l'idrogeno verde. Questo è l'idrogeno che è prodotto da, ovviamente da energia, che cioè da impianti elettrici e come dicevo prima, di energie sostenibili, tipo fotovoltaico, cioè nascono quindi tutto il processo dell'elettricità che serve per dividere l'acqua in scindere l'idrogeno viene da fotovoltaico, da io penso prevalenza fotovoltaico. Quindi è tutto un processo assolutamente pulito. Se provenisse da una centrale di carbone, sarebbe invece del prodotto dell'idrogeno nero, quindi perché ovviamente il procedimento è qui, detto proprio chiaramente. In questo caso zero impatto. Quindi è assolutamente sostenibile. Quindi non immagino che ci siano, non possano esserci delle dimostranze. Poi va su un'area dismessa, quindi non è che si mette su un campo agricolo oppure davanti a un monumento, ma un posto che già precedentemente era stato utilizzato per la destinazione.